Allora, direttore sportivo Stefano Capozzucca, è arrivata la prima ufficializzazione, cioè il portiere Brazzao dall'Inter. A breve dovrebbero arrivarne anche altre, sicuramente i tre giocatori della Fiorentina. Anche due giocatori della Fiorentina sono ufficializzati, penso Lucchesi e Fafasuli sono già della Ternana. Poi penso che arriverà Di Stefano, anche della Fiorentina, penso. Quindi questi sono imminenti. Il centrocampista centrale, penso che questo qui arriverà. L'ex Brescia. L'ex Brescia. Boico. E Mantovani penso che si chiuderà entro lunedì. Cinque operazioni subito pronte per la Ternana e quindi a disposizione di mister Luvere. Penso che prenderemo una punta giovane, anzi. Quando verrà Raimondi, Bologna, 2004, raccomandato dal mio calciatore preferito Thiago Motta, che è stato mio giocatore, quindi niente, quelle sono poi ci sono altre situazioni che adesso verificheremo, perché va completato l'organico che in questo momento mancano due centrocampisti e vediamo. Senta, per la partita di Coppa Italia contro la Salernitana la rosa sarà completa al 50? Non mi sembra, no, 50 no, perché mancano due centrocampisti, poi più o meno ci siamo dopo, perché a destra arriveranno penso due giocatori e poi vediamo. Senta, su Iannarilli che cosa ci può dire? Ma Iannarilli è il portiere della Ternana, cosa posso dire? Poi magari c'è un interessamento della squadra, ma noi in questo momento abbiamo Iannarilli e Brazzao, quindi no, basta, non posso dire niente. Donnarumma e Pettinari? In questo momento Donnarumma ha delle richieste, ma sono da valutare. Mentre Pettinari, ho chiuso la trattativa con Ferrati Salò, ma lui in questo momento non gradisce, vediamo la situazione. Senta, un altro giocatore potrebbe far comodo per il 3-5-2 potrebbe essere Casasola. È giovane, non tanto, un giocatore importante sarebbe. No, no, un giocatore per il 3-5-2, dicevo, sì. Non giovane. Ah, no, ho capito, un giovane. No, 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 giovane no. Sì, però. Perché è un giocatore importante, sarebbe, vediamo. Situazione di Tacchio, invece? Tacchio non mi interessa, cioè non ci interessa, perché di Tacchio comunque... Potrebbe però ritornare. Non potrebbe, a livello federale non potrebbe tornare, potrebbe andare in prestito in un'altra società, ma non può tornare da noi. Yagida e Corrado si aspetterà fino all'ultimo per vedere le soluzioni migliori? Corrado è un giocatore che a me piace molto, che non può essere ceduto perché fino al 2024 ha una ricompra all'Inter, quindi in questo momento è stato anche rifiutato l'assalto dell'Inter. Quindi, perché ha proposto meno di 2 milioni. Esatto, quando sono arrivato io ho certe offerte. Per quanto riguarda Yagida, l'azione la faccio io ed è diversa da quello che avevano fatto prima. Direttore, per i campi di allenamento invece dove si svolgerà l'istituto? Ci sono state anche un po' di polemiche sul Manterboso del Liberati, tant'è che oggi la società che se ne occupa, il Paesaggi Umbria, ha fatto un comunicato un po' per spiegare la situazione, tranquillizzare e dire che il sopralluogo delle società che si occupano proprio del allora, di verificare la giocabilità, ha detto che è tutto a posto. Io so solo che la federazione ha fatto il sopralluogo e noi siamo andati a vederlo ieri. Non uso nessun termine, quindi non voglio usare nessun termine, che sennò mi prendo le prime critiche. Comunque il sopralluogo della federazione è tale: in queste condizioni perdete la partita 3-0 come il Cosenza anni fa. Per quello riguarda la prima di campionato con la Sampdoria il 19. Ci stiamo guardando in giro a cercare un altro tempo. Ok, grazie direttore sportivo. Grazie.